trovati a Sport News. Tutto pronto all'Eurosuole Forum per il primo allenamento congiunto della nuova stagione. Domani, venerdì 1 settembre alle 16.30, la Cucine Lube Civitanova si ritroverà sotto rete con l'Abba Pineto, formazione che nell'ultima annata ha conquistato sia la Del Monte Coppa Italia 3 sia la Del Monte Supercoppa 3 e che si appresta a disputare il torneo di Serie A2 Credeme Banca, grazie all'acquisizione del titolo sportivo della Farmitalia Catania. Nel corso dell'estate il club abruzzese ha ingaggiato due ex biancorossi, lo schiacciatore Paolo Di Silvestre, cresciuto nel vivaio cuciniero, ed il centrale Rocche Geroncic, che nella stagione 2021-22 ha vinto lo scudetto in maglia Lube. Coach Blengini proverà alcune situazioni di gioco con gli atleti che stanno lavorando al Palace in queste due prime settimane di preparazione atletica. Il test con Pineto sarà ad ingresso libero. AS Volley Lube comunica che martedì scorso il centrale biancorosso Simone Anzani è stato sottoposto ad un intervento di ablazione all'ospedale San Raffaele di Milano per mano del professor Della Bella e della dottoressa Visceglia. L'atleta sta bene e attende la prova di idoneità da effettuare nelle prossime settimane. La futura Tolentino Pallavolo ha presentato ieri sera la squadra che inizierà a breve la nuova stagione. Ospiti d'eccezione della serata, quattro giocatrici molto note. Per noi c'era Mario Sposetti, quindi vediamo com'è andata nel servizio. Fabrizio, atto ufficiale d'inizio stagione 2023-2024, la presentazione delle squadre. Siamo partiti dalle giovanili per arrivare alle due più importanti della serie D maschile e femminile. Sì, quest'anno stiamo abbastanza avanti, abbiamo fatto la Serie D femminile tanto tempo prima, ci siamo mossi in tempo e abbiamo avuto un bellissimo organico, un bel gruppo, sicuramente faremo bene. Ecco, vogliamo dare i numeri di questa associazione. L'anno scorso 280 persone si sono avvicinate alla pallavolo e per il 2023-2024 quali saranno i numeri? Io spero sì che cresciamo, che vengano altre ragazze e ragazzi, naturalmente gli spazi sono limitati, però uno spazio per andare 30-40 ragazzine del mini volley, micro volley, lo spazio lo troviamo e ci sta, via, non ci sono problemi, ben venga le bambine. È stata una serata in cui sono venute ospiti anche le giocatrici della CBL Fe Balducci e da segnalare anche la collaborazione con la Pallavolo Macerata per quanto riguarda il discorso dell'Under 15 Fe maschile. Sì, questo è importante perché se non c'è collaborazione con le società più grandi vicino a noi, naturalmente non c'è crescita perché da soli non si cresce, bisogna avere molta collaborazione. Stiamo collaborando bene con Macerata, con Elvia Regina, con il presidente Paolella, ogni volta che chiedo qualcosa è sempre disponibile, ma diciamo che nel territorio molto disponibile anche la società di Caldarola, Corridonia, diciamo che cerchiamo di andare d'accordo con tutti e per fare il bene di tutti naturalmente, c'è chi cresce e chi non cresce. Noi in questa fase stiamo crescendo e sfruttiamo questo momento positivo a noi. Qual è lo spirito che c'è nello spogliatoio e noi ne approfittiamo immediatamente? Beh, abbiamo iniziato da poco, una settimana neanche, e per ora abbiamo tanta voglia tutte, avevamo tanta voglia di riniziare dopo un'estate lunga e per ora il gruppo è buono, ci sono tante ragazze giovani ma molto vogliose di lavorare e per ora in palestra si sta bene, fa tanto caldo, però si lavora intensamente, quindi i presupposti per ora ci sono, poi la stagione è lunga, vedremo più avanti. Si sono presentate le squadre della futura che prenderanno parte ai prossimi campionati. Siamo partiti dai ragazzini, dal settore giovanile, per arrivare praticamente alla squadra di Serie D maschile e femminile. Squadra di Serie D maschile da te allenata. Sì, cominciamo un campionato nuovo. L'anno scorso così un po' sorpresa, ma neanche tanto, perché poi abbiamo fatto un'annata da protagonisti, siamo saliti di categoria. Per cui quest'anno vogliamo metterci alla prova in un campionato di livello superiore. I ragazzi credo che ci daranno delle soddisfazioni. Quali sono le aspettative appunto per questa stagione, visto che abbiamo una squadra che praticamente è abbastanza giovane? Sì, è una squadra che è più giovane rispetto a quella dell'anno scorso. Ai ragazzi ho chiesto comunque, visto che siamo nuovi, siamo debuttanti, come primo obiettivo di mantenere la categoria. Poi non so se strada facendo
Come si dice, l'appetito viene mangiando, per cui vedremo, però ecco, l'obiettivo primario è quello di tenere la categoria e far crescere i ragazzi comunque. Ecco, ovviamente nel volley si gioca tutto l'anno, si programma tutto l'anno. Lodevole è stata la manifestazione che avete fatto durante il periodo di Pasqua con il Future Volley, dove praticamente sono venute a Torrentino le squadre giovanili del comprensorio. Sì, le migliori squadre giovanili delle Marche, mi piace dire, perché poi era così, l'obiettivo era quello. Il torneo è nato con l'intento di far misurare i nostri ragazzi con le migliori realtà delle Marche. Il prossimo anno noi avremo un Under 15 ancora più competitiva, per cui ci piacerebbe allargare la cosa alle migliori squadre d'Italia, per cui l'idea è quella di non fare più una giornata ma farne due e invitare realtà importanti. E alla Futura Volley Tolentino dedicheremo uno speciale di approfondimento che andrà in onda domani, venerdì 1 settembre alle ore 21. Presentata ufficialmente invece lunedì scorso in comune la squadra della Maceratese Calcio, che si prepara ad affrontare il campionato di eccellenza. Ascoltiamo anche in questo caso Mario Sposetti. Assessore, primo atto per quanto riguarda la stagione 2023-2024 per la Maceratese, presentazione ufficiale, società che ha allestito una rosa importante, ora tocca ai tifosi affinché si appassionino a questa squadra. Esattamente, ha detto benissimo. Io nel mio intervento ho detto sostanzialmente questo, cioè che la politica, l'amministrazione ha fatto la sua parte, perché stanziare, vincendo il bando di rigenerazione urbana, 4 milioni e mezzo per una profonda riqualificazione dello stadio del Viarecina, che diventerà un fiore all'occhiello di ambito regionale sia per il calcio, sia per l'atletica, sia per i giocatori, sia per gli spettatori, perché ricordo che non solo verrà rifatto il manto erboso, non solo verrà rifatta la pista dell'atletica, non solo verranno rifatti gli spalti, la tribuna, la gradinata, ma soprattutto verranno rifatti gli spogliatoi, rendendoli accessibili a uomini, donne e soprattutto anche a persone con difficoltà motorie, ma anche il parcheggio e tutto quello che è intorno, la parte infrastrutturale, verrà ammodernata e resa, come si dice, accessibile anche a chi ha difficoltà di movimento. Quindi uno stadio che diventerà, quando i lavori saranno ultimati da termine PNRR a primavera 2026, restituiremo alla città uno stadio, diciamo, che renderà la città capoluogo anche in questo, e comunque un fiore all'occhiello, un impianto di livello regionale. Lo staff e la società, io ringrazio la presidenza, ringrazio il presidente Alberto Crocioni, che quest'anno si è mosso per tempo a livello temporale, ma anche con qualità, perché ha allestito una squadra competitiva in tutti i reparti, con acquisti giocatori di categoria e anche sopra la categoria dell'eccellenza, un allenatore di categoria, Roberto Lattanzi, che non solo garantirà preparazione tecnica, garantirà anche un rapporto, diciamo, privilegiato con gli appassionati, con i tifosi, essendo egli un giocatore, ex giocatore della Maceratese e un tifoso della Maceratese, quindi garantirà alla società un rapporto, diciamo così, ottimo con i tifosi e con gli appassionati. E lo staff è di livello, perché il direttore sportivo su tutti, Sfredda, il suo nome parla per lui. Mi sembra che ci sia una squadra di giovani e meno giovani, quindi un assortimento tra esperienza, gioventù e entusiasmo, ma sicuramente in ogni reparto la Maceratese è competitiva. Rimango scaramantico e da tifoso, prima ancora che da politico, dico che ci sono tutti gli ingredienti per un campionato di vertice, ma ricordo, guardando te Mario, che sarà un campionato con il sale sulla coda, perché ci sono molti derby. Primo con la Civitanovese, che non sta a me ricordare la passione che permea questo avvenimento. Lo avremo anche in Coppa Italia il 3 settembre, il 20 settembre il ritorno, e poi la prima in casa, il primo derby in casa l'1 ottobre, Maceratese Civitanovese, il ritorno qualche mese più avanti al Polisportivo. E il derby con il Tolentino, derby di tutto rilievo con squadre di città importanti come Jesi, Osimo, ma ricordo anche Castelfidardo, Montegranaro, Monte San Giusto, Chiesa Nuova, quindi Montefano, quindi tutti i derby importanti, senza nulla togliere agli altri, che garantiranno un campionato in cui appunto la politica, l'amministrazione e la società hanno fatto il loro. A questo punto chiedo, con un appello, un'esortazione, da tifoso prima ancora che da esponente dell'amministrazione, ai tanti appassionati dei colori biancorossi: abbonatevi. E soprattutto, anche se non sarete abbonati, recatevi tutte le domeniche allo stadio a supportare i colori biancorossi, anche perché questa volta davvero la politica e la società hanno fatto la loro parte. A questo punto tocca appunto al tifoso, all'appassionato, fare la propria.
Matteo, sei l'ultimo arrivato per una coppia d'attacco davvero invidiabile per questa Maceratese per la stagione 2023-2024. Sì, sono molto contento di essere arrivato, ritrovo tanti ex compagni e gente nuova che non ha bisogno di presentazioni e sono veramente onorato di poter giocare con loro. E soprattutto praticamente in una squadra che sulla carta ha tutto in regola per poter lottare per il salto di categoria. Sì, sicuramente, noi ce la mettiamo tutta per onorare questa piazza come Macerata e faremo sicuramente il nostro meglio. Qual è stata la molla, lo stimolo affinché prendessi questa scelta? Vabbè, penso che Macerata non abbia bisogno di presentazioni, io sono un professionista, do tutto per la società che crede in me, sono qua per lavorare e per fare bene, per toglierci tutti delle soddisfazioni. Intanto la formazione maceratese si sta preparando per il derby di Coppa di domenica 3 settembre che si disputerà al Polisportivo contro la Civitanovese. E con quest'ultima notizia è davvero tutto anche per questa edizione del TG. Grazie come sempre per l'ascolto e buon proseguimento di serata.